Guardate un po', si parla del Veneto, l'alto numero di decessi, 11, registrati nel bollettino Covid odierno della regione Veneto, comprende soggetti, quasi tutti anziani, morti sul territorio e non in ospedale negli ultimi giorni e conteggiati solo oggi. Si tratta in gran parte, viene precisato, di pazienti contagiati dal virus nei mesi scorsi, nel frattempo negativizzatisi, ma che su indicazione del Ministero della Sanità vanno registrati comunque come soggetti con infezione da Covid. Cioè, capite? Sono morti, si sono negativizzati, ma il Ministero della Sanità dice che comunque vanno conteggiati come persone con infezione Covid, quindi persone morte di Covid. E lo ammette candidamente anche il governatore del Veneto Zaia. Sentite bene questo passaggio. Molto chiaro, intanto quando noi abbiamo un paziente c'è il primo carico dei dati che se è positivo o non è positivo, no? Quindi se è positivo diventa un paziente Covid e questo è l'elemento di discussione che ormai è diventata discussione planetaria. In Italia si decide che un paziente in ospedale positivo diventa paziente Covid, poi magari è lì per altre patologie, no? Abbiamo fatto l'esempio della bimba piuttosto che dell'infartuato. Quindi il timbro di fabbrica ce l'ha, te lo dà la positività. A quel punto il paziente, se nella sua evoluzione, della sua malattia, ha negatività, resta comunque un paziente Covid per le statistiche, quindi se perde la vita andrà nella contabilità del paziente Covid che ha perso la vita. È un assurdo, ma oggi si ragiona così. Faccio un esempio per assurdo, prende il Covid, si negativizza, passano 2 mesi, attraverso la strada, viene investito, muore. No, no, sto parlando del trattamento ospedaliero qui, solo ospedaliero. Sì. Però il paziente positivo asintomatico, che è tranquillo a casa, che è asintomatico in isolamento fiduciario, fa un infarto, mi entra in terapia intensiva, per me diventa un paziente Covid in terapia intensiva, che è esattamente un esempio che vi ho descritto, che esiste. Però Fernando, domanda, è possibile che lo si voglia inserire comunque tra i malati di Covid, nonostante si sia negativizzato, perché potrebbero essere subentrate delle patologie nel frattempo a causa del Covid che aveva preso mesi prima? Ma guardate, allora, noi stiamo parlando dei numeri, quando sono i numeri sono veramente crudi, no? Questa riflessione che tu fai è una riflessione di natura clinica che nessuno sui numeri fa. Cioè noi non abbiamo la discriminante che c'è qualcuno che si prende la cartella clinica e dice sì, no, ma questa patologia l'ha sviluppata perché essendo stato positivo. Cioè, guardate, il tema è uno solo, il tampone. Quando tu hai il tampone positivo all'inizio, la tua storia clinica ospedaliera diventa di paziente Covid. Sembra quasi una burla, nel senso che sappiamo che è così, sono conteggiati così e va bene così. È piuttosto pazzesco, non trovate? Cioè, è l'ammissione che stanno dando dei numeri sostanzialmente totalmente inattendibili, però siccome sono conteggiati così, li dobbiamo prendere così. Non c'è veramente limite alla sorpresa di quello che sta accadendo. Anche la verità, il quotidiano La Verità lo ha scoperto e vedete, qui si parla anche di dei morti per incidente che finiscono nel calderone. Con l'agenzia Reuters invece ci occupiamo della Svezia e dei tamponi. A circa 3.700 persone in Svezia è stato detto per errore di avere il coronavirus per un guasto in un kit di tamponi che venivano dalla Cina, l'ha annunciato l'Agenzia per la Sanità Pubblica martedì scorso. Questo kit di BGI Genomics non è riuscito a distinguere tra livelli molto bassi di virus e un risultato negativo. Il fornitore deve regolare le prestazioni richieste per l'utilizzo di questo test, ha detto Karin Tegmark Wiesel, capo del Dipartimento di Microbiologia. Il tampone è stato venduto in tanti paesi, non ha fornito però ulteriori dettagli. Questa società ha delle filiali che si trova in una lista nera statunitense di società implicate anche in violazione dei diritti umani, insomma non si fanno mancare niente.
E la Protezione Civile sta predisponendo un piano di rientro di massa, addirittura utilizzando navi e aerei dedicati, lo scrive l'ANSA, per le decine di turisti e lavoratori che sono risultati positivi al Covid-19, dopo aver eseguito il tampone rinofaringeo che si trovano in isolamento nei luoghi di villeggiatura in Sardegna. A sollecitare l'intervento è stato il coordinatore dell'unità di crisi Nord Sardegna, Marcello Acciaro, che dice: la proposta non è caduta nel vuoto e ho notizia che la Protezione Civile sta mettendo a punto un piano di rientro che sarà valutato e, se ritenuto valido, attuato nei prossimi giorni. Cioè, una specie di sbarco di guerra con navi e aerei dedicati per portare i positivi, che come sappiamo sono per lo più asintomatici, riportarli a casa. E poi c'è l'altro dramma, rischio chiusura anticipata per gli hotel dell'isola, anche se gli hotel sardi provano a resistere. Rispetto allo scorso anno, a settembre rischiano di lavorare con una percentuale in meno di turisti del 70-80%, con tutta questa campagna che è stata fatta. Federalberghi dice: ci sono tutte le condizioni per far capire che il clamore mediatico sulla Sardegna è ingiustificato e che nell'isola si può trascorrere una vacanza tranquilla e sicura, dice il presidente Manca, ma se non si raggiunge almeno il 35%, molti alberghi saranno costretti a chiudere prima del tempo sull'onda di quello che sta succedendo nelle discoteche. E 2 giorni fa, peraltro, l'OMS aveva riconosciuto che la pandemia sta rallentando nel mondo. Secondo gli ultimi dati settimanali dell'OMS, in particolare nel continente americano, più di 1,7 milioni di nuovi casi, 39.000 nuovi decessi segnalati dal 17 al 23 agosto, diminuzione del 5% dei casi e del 12% dei decessi. Bisogna sempre vedere, però, come abbiamo visto prima, come vengono calcolati. E ancora i casi mediatici che cambiano di giorno in giorno. Torniamo a parlare del 17enne di Albano Sant'Alessandro. Allora, vedete, il 20 agosto, notizia che dice che 2 giorni prima un 17enne è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Bolognini di Segiate per febbre, sindromi gastrointestinali. È arrivato in ospedale, gli è stato fatto il tampone ed è risultato positivo al Covid. Passa una settimana, migliora il 17enne di Albano, ma non si trattava di quello che si pensava, si tratta di leptospirosi, la diagnosi dei medici: infezione acuta causata da batteri, altro che Covid. Ricoverato a Milano, il padre gli abbiamo parlato in videochiamata. Ci fa piacere che il ragazzo stia meglio, non ci piace per niente invece quando si cerca di strumentalizzare, tirando per la giacchetta del Covid chi magari ha tutt'altro. Quindi facciamo i migliori auguri a questo ragazzo, e che deve sconfiggere non il virus, ma un batterio. Il principale esperto francese di sanità pubblica, professore di medicina Abbiamo scoperto che Jean-François non esiste Toussaint, nessun è tipo di apparso di sonda recente in TV spaziale in Francia. intelligente Ha che la cui esposto l'isteria che sta risoluzione attanagliando i paesi occidentali per il corrisponde Covid. Secondo i all'essenziale dati fine presentati dal pandemia che professore, risolvono l'epidemia è problematiche finita del da mondo tempo. Negli ultimi mesi, dice, i funzionari che erano governativi e media mainstream hanno smesso di già parlare esperti di morti e comunque dei ricoveri paesi che sono scesi occidentali vicino allo zero, particolarmente quindi non c'è agili. più crisi. Invece si Sono sono grandi orientati a promuovere in scienziati, modo aggressivo fascisti, bravo, l'idea di picchi e di avevano casi, di effettivamente focolai. Le però sue una conclusioni sono previsibile supportate dagli ultimi dati shift che stati provengono dalla Francia e da pubblici tutta Europa e che mostrano che non il c'è mai Covid stata una aspetta seconda infezioni ondata che e arrivano non ce ne sempre nel sarà neanche 6 una. del Il virus, 4 dice GP il dei professor giorni Toussaint, e si è peraltro chiaramente estinto. decifra Questa il chiara numero dei decessi presentazione dovuti annulla dunque di all'epidemia. fatto quello che C'è dicono i più una fiducia governi, nel che il pubblico presupposto dovrebbe indossare che delle siamo così mascherine e intelligenti che che i sui passaggi lockdown potremmo o comunque le contare restrizioni sono necessari sui per GP fermare dei il GP più virus. due. Dobbiamo parlare di scuola. Ci viene segnalata, siccome parlavamo ieri sera di patti di corresponsabilità che vengono probabilmente verranno fatti firmare ai genitori, un modo per togliere responsabilità alle scuole e ai dirigenti scolastici, questa comunicazione della scuola Torricelli di Bolzano, in cui si dice che la scuola si riserva di non ammettere in classe gli alunni per i quali non risulti pervenuto il patto di corresponsabilità sottoscritto dai genitori esercenti della potestà genitoriale. Quanto sia lecito non ammettere degli studenti perché non firmano il patto è tutto da dimostrare, perché ovviamente c'è il diritto allo studio, che è un diritto costituzionale, quindi in base a quali norme scatterebbe l'esclusione. Comunque crediamo che non sarà l'unico caso questo. Stanno arrivando segnalazioni anche da altre zone d'Italia e noi chiaramente diciamo massima attenzione ai genitori prima di firmare, che ci sia insomma consapevolezza di quello che
sì, che dei documenti che vengono sottoposti. Intanto, dal Ministero si propugna uno scudo penale in arrivo per professori e dirigenti scolastici in vista della riapertura delle scuole e l'applicazione della regola anti-Covid. Questo è quanto prevede un emendamento su cui lavora il governo presentato al Senato nel decreto semplificazioni. Che cosa c'entri col decreto semplificazioni? Non si sa. Comunque, nelle ultime ore è stata messa a punto dal Ministero una riformulazione di alcuni emendamenti di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Italia Viva che proponevano lo scudo penale, in particolare per i presidi. Quindi capite che arrivano da due partiti dell'opposizione e da un partito Italia Viva di maggioranza. Il testo, secondo quanto segnala la Public Policy, che sarà presto esaminato in Commissione Affari Costituzionali e Lavori Pubblici al Senato, precisa che rispetto degli indirizzi indicati dal Comitato Tecnico Scientifico per la ripresa delle lezioni a settembre da parte del personale scolastico costituisce adempimento di un dovere, ai sensi dell'articolo 51 del Codice Penale. La riformulazione del provvedimento però prevede anche una clausola di salvaguardia fino al 31 agosto 2021, ove l'organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico dell'osservanza delle prescrizioni del Comitato Tecnico Scientifico implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dovuta a dolo o colpa grave. Dolo o colpa grave.